saputo amare, non ti ho saputo dare quel che volevi da me. Dai, tu rimani qui perché ti piace quella ragazzina. Chi? Francesca 1-6? Non la vedo proprio. E allora perché la fai bere? Perché ha sete. E in macchina la gamba, quel pancino nudo? Indifferente. Permetterai che sono abituato a ben altri pancini io. Si chiama Antonio. È ingegnere? Ha 40 anni? Ne ho 39. D'accordo, 39. È un uomo, come si dice, arrivato. È sufficientemente ricco? Era l'uomo del carbone. E assai moderatamente spiritoso. Gli piace divertirsi? Gli piace la buona cucina, gli piacciono le donne e le sa apprezzare, o crede di saperle apprezzare. Sa cosa di bello la sua fidanzata? La sua fidanzata, la sua amica. La vita stretta, però con lombo massiccio. In complesso è un uomo felice. Vive ed è contento di vivere. Finché un giorno sente sorgere dentro di sé qualcosa che non capisce, che sconvolge il suo metodico piano di vita, qualcosa che lo infastidisce, lo turba, gli fa paura. Mi sposeresti tu? Cosa? Ti ho chiesto se mi sposeresti. Io? Una strana sensazione che è qualcosa di più di un semplice desiderio, qualcosa di meno di una passione. Che guardi? Che non ho niente sotto? E invece il costume? Vecchio satiro. Una specie di voglia, ma una voglia ma... Per me tu ormai sei diventata come una malattia, come un'ossessione. Io ho una voglia matta di te, Francesca. La voglia matta. Un film che vi narra sorridendo delle sconcertanti verità. Se qualcuno facesse così con tua sorella, cosa diresti? Vai a morire ammazzato. Insomma, la vuoi piantare, ragazzina? Ma perché mi hai preso? Prima mi provo, che poi... Cosa credi che sia? Uno di quei bambocci da fuori? Sono un uomo, io. Vieni qua. Vieni qua. Ah! Porcaccia miseria la cinca! Cresci, ci penso!